Buhaioli, c'è le paste, buhaioli, le son fresche. Allora oggi ragazzi si fa il lampredotto. Cipollina di San Baronto tipica. Si fa a tagliargliene in mezzo. Lavata, sbucciata e risciacquata. Una carota, la va fatta un pochino a rondelle. Poi tanto si raccattano. Pomodorino, io ce n'avevo uno solo. Il serano, che è il per dire si taglia a pezzettini grossolani, un ciuffettino di prezzemolo, basilico, lasciamolo così, e si va a, diciamo, a bolligne. Chissà, torna a schizzassi. Prepariamo nel frattempo che cuoce la nostra salsina verde, prezzemolo, aglio, poi ce ne sono tante varianti, c'è chi ci mette l'uovo, c'è chi ci mette le... Intanto prepariamo un tritino di sera. Pigliare la mollica, insomma la corteccia, la finna di pane, pochinina, se pane raffermo, toscano, e un po' d'aceto e si va a frullare. L'olio pizzicante, e andiamone a frullare. Vedi? Mettiamo anche un'acciughina. Che bellezza! Io lo taglio già in due o tre parti, almeno fu prima dopo a pigliarlo, che ci viene fa tutto un panino a pezzo. Quando l'acqua ha preso il bollore ci si butta il lampredotto, in modo che la carne e il sapore rimanga dentro. Se poi invece voi volete fare il brodo, voi fate all'incontrario, voi lo buttate anche dentro. Tre. Io ci metto anche un pochino di concentrato di pomodoro, perché non c'avevo pomodori, farlo diventare bello rosso. Ci siamo, Andiamo a prendere il nostro lampredotto. Da che bontà ragazzi, la ciofanini purtroppo sono piccini, dice io, che, e si va a tagliare così pezzettini, sembra burro, è morbido meno merda. Guarda che bontà, dai specialità. Poi sac andiamo a cosare. Poi salsina verde bella acetosa, olio pizzicante troppo, e ultimo passo fondamentale, si va sul pane, faccia vedere, si va sul pane, voilà. Ullala, la maiale di Tomà.